Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo parlando di uno degli argomenti più caldi di questo periodo, ovvero il Jova Beach Party e sul mancato svolgimento dell'evento a Vasto. Il senatore Luciano D'Alfonso ha presentato una interrogazione in Senato chiedendo di chiarire quegli aspetti che hanno portato all'annullamento dell'evento nella città aragonese. Il servizio è di Paolo Renzetti. Senatore D'Alfonso, lei ha presentato un'interrogazione sul mancato svolgimento del concerto di Jovanotti a Vasto. Ci sono state delle polemiche, ci sono ancora oggi delle polemiche, nonostante si stia lavorando per portare questo evento a Montesilvano. Ma io sono dispiaciuto e penso di interpretare il sentimento non solo di cittadini così intermittenti di qui e lì del territorio abruzzese. Qualifico la vicenda di Jovanotti a Vasto come una perdita, un'opportunità persa per la collocazione turistica di quella parte di Abruzzo e anche del mare dell'Adriatico. Spero che si riesca a portarlo a Montesilvano, ma noi dobbiamo fare in modo che quando si aprono queste opportunità ci sia una chiamata a raccolta di tutti, collaborativamente. Io non sono neutro rispetto a questi appuntamenti perché nel 98, da giovane presidente della provincia, mi trovai davanti ad una grande occasione, un'occasione che determinò il pieno successo con 110.000 partecipanti e fu possibile nelle aree di risulta, nonostante la problematicità di quegli spazi, perché tutti si costituirono in un grande cantiere collaborativo. Non ci fu una sola dichiarazione stupefacente e assicuro che non mancarono i problemi neanche allora. Mi ricordo che una voce del sottofondo di una riunione sollevò il problema di possibile inquinamento delle aree da cascami di attività e di uso ferroviario di quegli spazi. Ci mettemmo a lavorare e risolvemmo anche quel problema. Io mi aspetto questo atteggiamento da coloro i quali sono contrattualizzati in nome o delle istituzioni locali o delle istituzioni centrali. Non riesco a capire parte e controparte. E poi mi aspetto anche misura dal punto di vista delle dichiarazioni. Ho letto attraverso la stampa e anche attraverso alcuni atti ufficiali francamente dichiarazioni che devono essere approfondite. Qualificare atti come illegittimi secondo me chiama in causa un atteggiamento che ha dell'irresponsabile, perché nell'ordinamento italiano gli atti sono illegittimi quando interviene la giurisdizione. E nella mattinata odierna, in quest'ora a Pescara, si è tenuta la prima riunione riguardante il concerto di Jovanotti previsto per il 7 settembre a Montesilvano. Il questore Francesco Misiti, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Marco Riscaldati, e del primo dirigente della Polizia di Stato, Luciana Colopi, dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale della questura, nonché componente della Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli, hanno incontrato il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, condividendo i primi aspetti organizzativi ed alcune problematiche che saranno dettagliatamente esaminate durante i prossimi ed imminenti tavoli tecnici. Con spirito propositivo e di massima collaborazione, le istituzioni demandate all'ordine e alla sicurezza pubblica si sono già messe al lavoro per cercare di garantire lo svolgimento dell'evento. E a poche ore dal Ferragosto, dopo un'estate in chiaroscuro, i balneatori della costa abruzzese sperano in un finale di stagione con il botto, il servizio. Poche ore al Ferragosto, dopo il gran caldo è arrivato il vento, si spera padovano in un finale di stagione con il botto, il caso di dire, dopo un'estate che non è stata facilissima, semplicissima. È stata un'estate che ci ha fatto soffrire all'inizio e c'è state queste ultime due settimane che abbiamo visto una bella ripresa. Il maestrale urla, biancheggia il mare, abbassa un po' le temperature, rimette un po' le famiglie a frequentare i nostri lidi, le nostre spiagge. Sono fiducioso perché già le previsioni, abbiamo tutti gli stabilimenti balneari addobbati a festa per domani, ci sono tutti i menu speciali in modo da consentire non soltanto ai bagnanti locali, e li ringrazio in particolare i locali perché hanno preferito di fare il Ferragosto nelle nostre spiagge, ma la cosa più importante, ci è piaciuto molto ricevere telefonate da Sulmona, da Vezzano, dall'Aquila, da Roma, persone che hanno scelto di venire a passare il weekend qui in Abruzzo. Io ringrazio da questa emittente tutti i bagnanti che domani frequenteranno i nostri lidi. Noi saremo ad accogliervi a braccia aperte con Cotillon,
feste, e devo ringraziare, lascio un ringraziamento particolare alle forze dell'ordine, alla Capitaneria di Porto, alla Guardia di Finanza, alla Polizia, ai Carabinieri e ai Bagnini del Salvamento, che domani per loro, per noi, per i bagnanti è una giornata di festa, per noi è una giornata di lavoro, ma siamo orgogliosi di festeggiare questo 15 di agosto 2019, che per noi è una data importante. Tutti sanno che io sono un super tifoso di questo evento, ho detto le cose quando a Giovanotti si doveva fare a Vasto, lo sto dicendo, Giovanotti si deve fare in Abruzzo, stanno cercando di farlo a Montesilvano, sono doppiamente felice perché a Montesilvano c'è la mia attività lavorativa. Abbiamo messo in piedi, ho dato la disponibilità al sindaco di Montesilvano e a tutto lo staff, la nostra capacità di esperienza, la nostra collaborazione e ho detto ai Bagnini del Salvamento facciamo il tifo perché Giovanotti scelga la tappa dell'Abruzzo. Il 7 settembre è una data importante, sarà quella settimana, perché non è solo il 7 settembre il momento, il 7 è il clou, è 10 giorni prima che Pescara rientra nel centro dell'attenzione per l'organizzazione di un grande evento. E ora cambiamo pagina, sembra che sia pace fatta nella giunta regionale, almeno per il periodo delle ferie, dopo le nomine di 5 capi dipartimento, adesso l'attenzione è puntata su quelle dei direttori delle ASL dei 4 capoluoghi di provincia. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale del PD Silvio Paolucci, il servizio è di Giuseppe Dintino. Crisi di Ferragosto in regione. La Lega mostra i muscoli, minaccia di non partecipare più alla giunta e pretende la verifica dell'attuazione del programma nei primi 6 mesi di governo. Il Carroccio spinge soprattutto sul tema dell'autonomia differenziata, suo cavallo di battaglia, mentre l'opposizione approfitta delle liti nel governo abruzzese per correre all'attacco. Una crisi che si è aperta sulle poltrone, quelle della sanità, che sono quelle più importanti e scottanti, e che si chiude di nuovo sulle nomine e sulle poltrone. In questi 6 mesi passiamo da una giunta lenta a una giunta ferma, dove non c'è un atto di programmazione che qualifica l'attività di governo, ma solo una discussione attorno delle nomine che sono finite anche su un foglio di carta, ovvero su un vero e proprio pizzino nel quale c'erano spartizioni per gruppi, per numeri e anche per punteggi. La maggioranza si è riunita l'altro giorno all'Aquila e a porte chiuse pare essersi ricompattata. A pace fatta, nella giunta sono arrivate le nomine di 5 capi dipartimento, escluso quello all'ambiente. Per la maggior parte si tratta di riconferme della giunta guidata da Luciano D'Alfonso. Riconfermare la gran parte dei direttori, quasi tutti per la verità, non può che stare a significare che il lavoro prodotto nel passato è un lavoro utile. Adesso tutta l'attenzione sulle nomine ai vertici delle ASL. Dovranno essere nominati i direttori delle ASL di Chieti e dell'Aquila, nonché quello dell'ASL di Teramo, posizione lasciata vacante da Fagnano, promosso capo dipartimento regionale. Inoltre, tra poche settimane si concluderà anche il mandato dell'attuale direttore dell'ASL di Pescara. Mi par di capire che una delle scelte che hanno fatto attorno alla sanità è quello di liberarsi di alcune postazioni per poter nominare poi di fatto tutte e quattro i direttori delle 4 ASL. Credo che sia una giunta e una maggioranza che stiano esclusivamente utilizzando il potere per il potere. Dopo settimane di trattative a Chieti è giunto l'accordo tra il sindaco di Primio e Forza Italia. Con il mini rimpasto l'assessore Di Biase e il vice sindaco Gianpietro scambiano le deleghe. Trovato l'accordo, Forza Italia si è presentata in aula e ha votato ieri l'approvazione del bilancio consuntivo. L'amministrazione quindi andrà avanti fino al 2020. Il servizio. L'amministrazione di Primio sopravvive al Ferragosto. Accordo raggiunto a Chieti con la componente ribellata. L'amministrazione di Primio sopravvive al Ferragosto, accordo raggiunto a Chieti con la componente ribelle della maggioranza, quella di Forza Italia. Oggi Chieti raggiunge un obiettivo che è quello di riconquistare una maggioranza numerica, non l'abbiamo mai persa sotto il profilo del consenso, abbiamo dovuto, come dire, sottostare a qualche litania della politica, ma il senso di responsabilità, la voglia di costruire, la voglia di fare soprattutto il bene della città hanno prevalso su tutto. Il partito di Berlusconi si era schierato contro l'assessore al commercio
verso Carla Di Biase, in quanto ha abbandonato gli azzurri per aderire a Fratelli d'Italia. Così è raggiunto l'out-out al sindaco: o si toglie la delega alla Di Biase oppure si torna al voto. Dopo settimane di trattative e di spettacoli grotteschi in consiglio comunale, Di Primi ha ceduto al rimpasto di deleghe. Il vice sindaco Giuseppe Giampietro assumerà il ruolo di assessore al commercio e viceversa la Di Biase avrà la delega all'istruzione pubblica. Questa mattina mi sono venute in mente una serie di metafore di film, tanto rumore per nulla, ma con tutto l'affetto per Marco Ringiullo non è bello come Keanu Reeves o Denzel Washington, Tommasi di Lampedusa, tutto cambi perché nulla cambi. Io vorrei semplicemente dire una cosa, che a volte nei giochi di forza qualcuno dice che vuole vincere e qualcun altro che ha perso. Beh, anche la sconfitta ha un valore ed ha il valore che nasce nel ricreare un'identità e un gruppo identitario, ed è quello che è nato da questa vicenda. Sono 12 consiglieri di maggioranza che si sono ricompattati tra di loro con la maggioranza degli assessori comunali, e quindi oltre a ringraziare l'assessore Giampietro che ha messo a disposizione le sue deleghe dopo 9 anni e mezzo di lavoro, credo che questo sia il punto di partenza per un gran finale. Raggiunto l'accordo, i consiglieri di Forza Italia si sono presentati soddisfatti in aula e hanno votato il bilancio, determinandone l'approvazione con 19 voti favorevoli contro i 12 dell'opposizione. Questo a dimostrazione di come l'approvazione del bilancio, rimandata per settimane, non aveva nulla a che fare con il bilancio in sé, con le problematiche tecniche emerse dai conti del Comune Teatino. Al contrario, la faccenda era del tutto politica, all'interno dei giochi di potere nelle dinamiche dei partiti. Durante il consiglio Di Primi ha parlato di un vero e proprio ricatto. Avrei preferito non essere costretto con la forza, ha dichiarato il sindaco. Bisogna convincermi con la ragionevolezza, non con i ricatti. Umberto Di Primi, quindi, che governa Chieti dal lontano 29 marzo 2010, continuerà ad amministrare il capoluogo teatino fino al 2020. Poiché infatti questo è il suo secondo mandato, il sindaco, ormai ex forzista, non potrà più ricandidarsi. E allo scoccare delle ferie di Ferragosto, l'opposizione attacca. Si è finalmente chiuso un periodo vergognoso per la città di Chieti e avvertono: da oggi faremo sentire il fiato sul collo a Di Primi e controlleremo ogni singola mossa dell'amministrazione. La voglia di rimanere incollati alla poltrona fino a maggio 2020 è stata più forte di qualsiasi lite. A dispetto di Chieti, delle tematiche amministrative che erano state poste, delle questioni politiche che di fatto sono rimaste irrisolte, tranne uno scambio di deleghe, nulla di fatto, 3 mesi persi per Chieti, per la sua comunità, nessuna soluzione ai problemi, e si riparte con un sindaco magari che ha riacquistato la parola, una maggioranza ancora divisa e sicuramente una città che non vede una prospettiva, non solo fino a maggio 2020, ma soprattutto per il 2025, il 2030, se non ci sarà un cambiamento netto nei volti, nelle idee, nel modo di pensare e anche nelle candidature che ci saranno alle prossime amministrative. A ridosso di Ferragosto, i carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito numerose ispezioni nei confronti di imprese alimentari. In provincia di Chieti i militari hanno denunciato un ristoratore e sequestrato circa 100 kg tra carne, verdure e paste ripiene in cattivo stato di conservazione. Nel ristorante infatti gli ispettori hanno rinvenuto diversi alimenti scaduti e ricoperti di muffe. I Nas hanno denunciato altri ristoratori per non aver specificato sul menù quali prodotti fossero surgelati per i tavolini messi sulla spiaggia senza autorizzazione e per carenze igienico-sanitarie. Dall'inizio dell'estate il NAS abruzzese ha ispezionato 21 stabilimenti balneari. Per 11 è scattata la sospensione dell'attività con sanzioni complessive che superano i 50.000 euro. 5 ristoratori sono stati denunciati, 3 per frode in commercio e 2 per alimenti in cattivo stato di conservazione, sequestrati e avviati a distruzione circa 150 kg di alimenti. Proseguiamo e siamo a Lanciano, dove Corso Trento e Trieste è sorvegliato speciale a un anno dalla voragine che si aprì sotto alcuni negozi. Il comune fa installare il sistema automatico di monitoraggio, registrerà ogni eventuale movimento per i prossimi 10 mesi. Vediamo.
Il 16 agosto sarà trascorso un anno dall'episodio che scatenò non poca apprensione in città. L'apertura della voragine sotto il pavimento di due negozi in Corso Trento e Trieste a Lanciano fu tanto repentina quanto pericolosa per il tratto finale dello stesso corso, costruito su terreno di riporto ritenuto pessimo dagli esperti. Gli interventi tampone vennero eseguiti d'urgenza su incarico dell'amministrazione comunale, conferito all'ingegner Pasquale Di Monte e al geologo Luigi Carabba, che lavorarono anche di notte per garantire la messa in sicurezza dell'edificio, noto come ex Caffè Modernissimo. In questi giorni si vedono di nuovo operai al lavoro. Stanno eseguendo la posa in opera di circa 20 sensori per un sistema automatico di monitoraggio che tramite computer acquisisce i dati e in tempo reale li trasmette al settore comunale dei lavori pubblici. L'intero isolato, dalla parte prospiciente il corso e fino alla cattedrale della Madonna del Ponte, sarà un sorvegliato speciale per circa 10 mesi. Il sistema misurerà eventuali variazioni di verticalità e schiacciamento del terreno. La prima fase termina con la posa in opera di un inclinometro a 27 metri di profondità, parallelamente al perimetro dell'isolato attenzionato. In una seconda fase, dopo le feste di settembre, il lavoro proseguirà per porre in opera altri sensori lungo il corso e fino ai portici comunali. Il Comune ha speso fino ad oggi circa 180.000 euro. Il vice sindaco Giacinto Verna segue costantemente i lavori. Sì, effettivamente già dall'ultima settimana di luglio abbiamo, così come avevamo garantito nei mesi scorsi, abbiamo sistemato un sistema meccanico di controllo della parte degli immobili che erano stati oggetto dello sgrottamento nell'agosto del 2018. A settembre, dopo che sarà passato il periodo estivo e dopo che si saranno concluse anche le festività, procederemo a una seconda fase nella quale sistemeremo ulteriori apparecchi e sensori sul lato della zona dei portici, sugli immobili dei portici e nel sottosuolo dello stesso corso. Insegne di velte e alberi abbattuti precipitati lungo le strade, sulle recinzioni di abitazioni e cavi telefonici. Ieri pomeriggio il forte temporale che si è abbattuto su Lanciano e alcuni piccoli centri limitrofi è stato caratterizzato da un vento a 110 km orari. Quel che comunemente definiamo tromba d'aria, invece è chiamato downburst dai meteorologi, una corrente d'aria fredda che precipita verso il suolo causando venti lineari fortissimi tra i 100 e i 200 km orari su vasta scala, anche su decine e decine di chilometri, producendo danni estesi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco fino a tardasera per una situazione definita critica durante l'emergenza. Oggi inizia la conta dei danni non solo a Lanciano ma anche a Mozzagrogna, Santa Maria in Baro e Rocca San Giovanni. Continuano a far discutere ad Avezzano i lavori su Piazza del Mercato per i quali diversi alberi potrebbero essere abbattuti. Il servizio. Gli alberi a Piazza del Mercato sono ancora qui, ma c'è anche il recinto che denota l'inizio del cantiere. Non sappiamo quanti ne spariranno di questi alberi, perché pare che il commissario Passerotti qualcuno lo voglia salvare. Ne parliamo con l'avvocato Roberto Verdecchia. Che idea ti sei fatto? Questi alberi devono essere abbattuti e perché? Gli alberi dovrebbero rimanere, dico dal livello emotivo e a livello di coscienza che dovrebbero rimanere. Poi sono certo che qualcheduno di questi avrà delle patologie, chiamiamole delle patologie, faccio riferimento in particolare a uno dei tigli, ma tutti gli altri quattro platani che sono dietro di noi chiaramente sembra essere sani, anzi sono sani da una consulenza che è stata depositata presso il Comune. Sarà la volontà oggi esclusivamente rimessa nei confronti del commissario ad acta, il dottor Passerotti, di fare le sue valutazioni e l'impatto su quello che è il progetto. Si parla sempre più spesso di ecologia, delle condizioni del tempo, del clima che cambia. Pare che tutti siano interessati, però all'atto pratico quelli che fanno realmente qualcosa sono sempre troppo pochi. Ma questo è un pallidissimo esempio, noi abbiamo ulteriori esempi molto più eclatanti in tutta la regione Abruzzo, abbiamo avuto fuochi che hanno devastato la parte del Morrone, questo non ce ne dobbiamo scordare, chiaramente è stato fatto un impatto ambientale
fortissimo. Questo è un mini impatto ambientale, ma già nel parlare di questo mini impatto ambientale noi ci rendiamo conto che c'è molto disinteresse da parte non solo dell'ex amministrazione ma anche dell'amministrazione targata Passerotti. Bisogna creare una giusta sinergia, una giusta equivalenza tra quello che è il progetto stesso che deve essere realizzato e la salvaguardia quantomeno io dico esclusivamente dei platani, dei quattro platani. Poi se si possono aggiungere due dei tre tigli, tanto di guadagnato. La giunta del comune di Teramo ieri ha approvato una delibera con la quale assegna nuovamente alle società sportive la gestione dei campi sportivi delle frazioni fino al 2021. Ne abbiamo parlato con l'assessore comunale allo sport Antonio Filipponi. È passata una delibera di giunta con la quale rinnoviamo per 2 anni 7 impianti su 9, ripristinando il contributo pieno e la manutenzione straordinaria a carico delle società sportive. Era quello che avevamo detto anche dopo le varie riunioni che erano succedute insomma, con le varie società sportive, quindi diciamo che si ripristina il contributo, si dà 2 anni di tempo di gestione, quindi in genere si rinnovava di anno in anno, quindi adesso c'è un po' più di tranquillità anche per le società sportive. 2 impianti, piano della lenta, nel quale dobbiamo fare dei sopralluoghi perché il campo non è nelle condizioni di manutenzione ordinaria utili insomma, per essere riaperto e quindi il contributo è bloccato per adesso, mentre a San Nicolò c'è un problema di omologazione che stiamo superando con la Lega Calcio e quindi insomma, si attende l'esito dell'omologazione e poi si procederà. Ecco, il Dino Besso potrebbe ospitare le gare del San Nicolò notaresco. Oggi per la verità in futuro ci sarà una programmazione diversa, che cosa accadrà? Beh, adesso il San Nicolò Notaresco comunque gioca nel campo di Notaresco, sicuramente le giovanili hanno da sempre giocano lì e quindi l'omologazione soprattutto servirà a loro e le altre società sportive come la San Nicolese e altre società che utilizzano quell'impianto, quindi è un impianto tra i più utilizzati in assoluto e quindi è essenziale insomma, riaprirlo il prima possibile. Servizio che ci introduce alla pagina dello sport. Iniziamo con la Serie B e con il Pescara. La società biancazzurra è sempre al lavoro sul mercato per sfoltire da un lato la rosa e dall'altro per regalare a Zauri almeno 3 elementi. Intanto il difensore Lisad ed il centrocampista Tascone sono stati ceduti in prestito al Catanzaro. Nelle prossime ore si dovrebbe chiudere per Fornasiera al Trapani e questa sera il Delfino sarà impegnato in un triangolare a Vasto con la squadra locale ed il Pineto. Il servizio. Passato il Ferragosto, i dirigenti biancazzurri si tufferanno di nuovo a capofitto sul mercato per chiudere almeno 3 trattative in entrata, in modo da consegnare al tecnico Zauri la squadra praticamente al completo in vista dell'inizio del torneo. La società abruzzese non è un mistero, mira l'acquisto di un difensore, un centrocampista e di un esterno d'attacco. A poco più di 2 settimane dal gong del mercato c'è tutto il tempo per poter scegliere quei profili più adatti al Pescara che verrà. Allo stesso tempo però la società dovrà lavorare ad alcune uscite, l'organico ad oggi conta 35 calciatori, oggettivamente troppi e difficilmente gestibili dallo staff tecnico, considerando che alcuni di questi non rientrano nei piani della nuova imminente stagione. Partendo dalle entrate c'è da dire che il Delfino punta a portare in riva l'Adriatico un laterale di sinistra. La partenza di Elizalde, finito al Catanzaro dove è andato anche il centrocampista Tascone, potrebbe accelerare l'operazione. Per il centrocampo, con Melegoni e Ciocev in ripresa dai rispettivi infortuni e con Willy Tabi alle prese a sua volta con un problema fisico ancora da valutare, si punta a rinforzare la mediana con 1 o 2 esterni. Affascinante in tal senso, ma difficilmente percorribile la pista che porta l'ex Bjarnason. Si valutano diversi calciatori con la possibilità però di avere al momento anche delle alternative nella rosa che si pensava prima non ci fossero. Per l'attacco i nomi sono quelli di Di Gaudio e Pasquato. Tornando alle cessioni, nelle prossime ore dovrebbe essere definito il passaggio del difensore Michele Fornasiera al Trapani. Chi conta invece di restare è Di Grazia, anche alla luce dell'ottima prova offerta con il Mantova. Ah sì, sono molto contento per la vittoria ovviamente, per i miei compagni che comunque ogni settimana c'è tanto sacrificio in allenamento, quindi in primis sono contento per questo, poi anche della mia prestazione perché da tanto che non giocavo e sinceramente avevo molta voglia di fare, ne ho ancora tantissima. Comunque ancora non abbiamo fatto niente, cioè io non mi accontento, quindi spero che comunque
si continui così, cioè anche comunque la continuità ci vuole nei risultati poi, no? Quindi camminiamo con i piedi per terra e pedaliamo. Possiamo dire, dopo questa partita, di grazia a parte integrante del progetto? Ma questa è una cosa che decide la società, poi ne sarò fiero se sarà così, ovviamente. Serie C, squadra e staff tecnico del Teramo saranno presentati nel cuore della città abruzzese in Piazza Martiri della Libertà giovedì 22 agosto. L'annuncio è stato fatto stamani dal presidente Franco Iachini e dal sindaco Gianguido D'Alberto. A condurre la serata saranno i giornalisti Daniele Barone di Sky e Yolanda Di Rienzo di Eleven Sports, il servizio. Il 22 saremo qui in piazza, dopo 11 anni la squadra rientra sul Piazza Martiri a salutare i suoi tifosi, è diciamo, un buon segno di ricostruzione di questo movimento, di questa squadra. Vedo tanto entusiasmo in giro, sono contento, sarà una bellissima serata, avremo ospiti due diciamo, giornalisti di chiara fama, un giornalista di Sky e l'altra è una bellissima giornalista di Eleven, la società che gestisce le partite in diretta della Serie C. E il tutto saranno poi, finiremo la serata in allegria e in musica con gli Audio Magazine, un complesso molto molto interessante, dinamico, allegro, insomma sarà una bellissima serata. Presenteremo la squadra, presenteremo anche i nostri ragazzi a Beretti, tutto lo staff. Penso che sia doveroso fare questo lancio della nuova avventura del mio Teramo. Una serata di festa qui nel cuore della nostra città, Piazza Martiri. L'amministrazione, la Teramo Calcio, i cittadini, proprio per dare un segnale di forte vicinanza, di legame, di un'ambizione che deve essere condivisa, che ovviamente è nell'attività che sta mettendo in campo la Teramo Calcio, ma deve essere, perché lo è, un'ambizione di tutta la città. Dobbiamo veramente cominciare tutti a pensare in grande, ovviamente la Teramo Calcio lo sta facendo in ambito sportivo, dando una risposta importante ai cittadini e con il sostegno dell'amministrazione. Noi come amministrazione lo dobbiamo fare, partendo anche da queste cose per rilanciare la nostra città. Serie D, dopo mesi di stallo e dubbi, sta per partire la nuova stagione del Chieti con il primo impegno ufficiale di domenica in Coppa Italia contro la Vastese di Marco Amelia. Intanto ieri test importante per i neroverdi contro il Penne. Vediamo il servizio curato dalla redazione di Vestina News. Ultimo test importante per il nuovo Chieti targato Alessandro Grandoni. Infatti ieri pomeriggio i neroverdi hanno affrontato in amichevole il Penne, squadra che milita nel campionato di eccellenza. Prima del debutto in gara ufficiale contro la Vastese domenica alle ore 18:30 all'Aragona nel turno preliminare di Coppa Italia. La gara contro i Vestini è servita soprattutto per ottimizzare i meccanismi dopo l'arrivo delle ultime pedine importanti come Venneri, Brugaletta e il duo offensivo Catagli e Traini. Su Traini, classe 88, il Chieti fa affidamento. Il romagnolo fisico potente con il fiuto del gol è una garanzia per la categoria. Nell'ultima stagione al Delta Rovigo, dove ha totalizzato 10 presenze in 19 giornate. In carriera anche 2 apparizioni con gol in Europa, in Champions League con i sammarinesi del Folgore e con l'AEK Larnaca in Europa League. Nella prima frazione i neroverdi sono scesi in campo con il 3-5-2 e con quella che dovrebbe essere la formazione tipo: Venneri, Brugaletti e Mancini in difesa, Vittiglio, Milizia, Mazzalli, Bratelli e Talucci a centrocampo, Traini e Catalli in avanti. In porta Camerlengo. Per la cronaca la partita è finita 1-0 per il Chieti con gol nella ripresa di Di Marco. Intanto è stato svelato il calendario di Serie D che partirà domenica 1 settembre con la squadra del presidente Mergiotti che sarà impegnata di nuovo a Vasto prima di affrontare in casa il Pineto, molto probabilmente sul neutro di Città Sant'Angelo. No, l'amichevole di oggi è semplicemente perché siamo un gruppo completamente nuovo partendo dal sottoscritto e quindi ho chiesto alla società partite molto ravvicinate perché abbiamo bisogno di giocare il più possibile, stare in campo il più possibile, proprio appunto perché siamo un gruppo completamente nuovo. Domenica sarà una partita impegnativa contro una squadra importante che ha fatto, lo sappiamo, un buon mercato, che parte per fare un campionato assolutamente di alto vertice, scusate. Sarà una partita dove noi andiamo a giocarci le nostre carte, sapendo che è la prima partita ufficiale importante della stagione, e a noi servirà soprattutto anche per capire un pochino a che punto stiamo, dato che non ci dobbiamo dimenticare che
che siamo nati da un mese, no? Sia la squadra, dalla società in giù, quindi tutti sappiamo quello che è successo quest'estate. Stiamo lavorando abbastanza bene adesso, però queste partite serviranno appunto per far capire a che punto siamo della nostra costruzione. Ecco, negli ultimi giorni sono arrivati diversi giocatori anche importanti per la vostra squadra, mancherà poco anche alla fine del mercato, ci saranno altri innesti, il mister chiede qualcos'altro. Ma queste partite servono anche a questo, a farmi capire, perché in partita la situazione è completamente diversa rispetto all'allenamento. I giocatori sono arrivati, ad esempio anche Michael Trainer da qualche giorno, è normale che deve ancora lavorare con i compagni, e vediamo un attimino, c'è ancora un po' di tempo e analizzeremo la situazione con molta calma. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 tra poco saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del nostro notiziario alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.